Bottiglie vuote, bicchieri abbandonati e sporcizia varia. Questo quanto più volte denunciato dai residenti della zona. Qui ci troviamo alla parcheggio Petri, proprio sotto le mura Medice. Alle mie spalle vedete le scale mobili, quelle che portano gli aretini, ma anche e soprattutto i turisti verso il cuore del centro storico. È il buon senso delle persone. Ma come lo lasciano alla mattina i ragazzi questo parco? Lo lasciano in quel modo. Così infatti si presentava il parcheggio qualche giorno fa, prima di un intervento di pulizia straordinaria, anche se ancora purtroppo le tracce della movida, o per meglio dire mala movida, restano, come racconta la quantità di spazzatura lasciata abbandonata. Noi chiediamo soltanto quello che ci spetta, cioè che ci sia una manutenzione e una pulizia regolare, non solo quando se lo ricordano, ma che puntualmente almeno le due volte settimanali passano. Ormai si sa, il giovedì notte qui ormai è diventato un punto di ritrovo e è normale che la mattina ci sia un po' di casino in giro. Noi, per quanto riguarda la nostra attività, puliamo fin quando ce la facciamo e fin dove possiamo, però la situazione che si presenta vicino alle mura, sotto le mura, che è ingestibile, che è sempre il solito problema, la solita piaga che è in tutta la città, dove ragazzini minorenni e non fanno la spesa al supermercato, vanno lassù e lasciano tutto come se fosse un bidone a cielo aperto. Io non mi posso fare carico di pulire anche quello che non è mio.